È stato criticato, beccato e continuamente messo in discussione, ma lui, estroverso ed anche un po' sfacciato, continua per la sua strada. Jacopo Dall'Oglio da Milazzo ha dalla sua un carattere forgiato, probabilmente dalla vita e soprattutto dalla voglia di emergere. Il suo è un racconto di successi, di un ragazzo desideroso di farcela, di andare in alto e di farlo grazie a quello che sapeva fare meglio, giocare a calcio. I piedi che ha li usa per costruirsi la vita che vuole e li tiene però ben saldi a terra, ben piantati con le radici che portano i nomi di mamma e papà, prima di ogni cosa. Un papà scomparso da poco che appare continuamente sui social come una ferita aperta, che sicuramente sanguina, ma che appare anche da stimolo per un ragazzo che a primo acchitto sembra sempre bisognoso di stimoli. Sabato ne ha trovato uno, il gol che calcisticamente è l'apoteosi. Dall'Oglio ha stampato la sua firma sul 6-1 al Picerno e lo ha fatto con un sinistro che più che un tiro in porta sembrava uno sfogo, una liberazione. La liberazione dagli infortuni che lo hanno condizionato in maniera decisiva, una liberazione dalle critiche a volte feroci che lo hanno travolto, una liberazione da quelle voci che nel post-mercato lo hanno contrapposto a chi è andato via. Forse però banalmente la verità è un'altra, oltre ogni dietrologia quel che voleva Dall'Oglio era solo mostrare una maglia, una dedica alla mamma, alle sue salde radici, un incitamento alla persona più importante della sua vita, altro che sassolini dalla scarpa. Ed allora che sia il gol della rinascita, utile tanto a lui quanto alla causa biancoverde, che ha bisogno di tutti, soprattutto di chi sa mettersi l'elmetto quando è ora di combattere.